Dottore Colasberna, cos'è successo ieri? Ci sono state una serie di lamentele con dei video che noi abbiamo pubblicato di alcuni pazienti cittadini che si sono lamentati dell'accoglienza, nel senso che c'è stato assembramento, troppa gente davanti al Palazzina CEFPAS dove si fanno le vaccinazioni di cui lei è responsabile. Ci racconta cos'è accaduto? Sì, allora c'è stato un po' di assembramento, ho visto anche io i video. Questo è accaduto per due motivi semplicissimi. Uno, molte persone che non avevano il codice esenzione indicato come patologia estremamente grave si sono presentati qui volendo contare ragione della loro vaccinazione, ma in realtà ripetiamo che queste persone in questo momento non possono essere vaccinate se non rientrano nella categoria dei soggetti estremamente vulnerabili. Poi ovviamente è successo anche il fatto che io invito sempre la popolazione, una volta preso il numerino che gli tocca per aspettare la sua somministrazione, di aspettare distanti, e non insistentemente chiedere appunto di entrare. Quindi un po' di buon senso. Però non c'è neanche un luogo dove sedersi. Questo stiamo provvedendo, sicuramente abbiamo già fatto delle richieste per magari anche delle panchine. Sarebbe anche meglio poter mettere un megafono così la gente aspetta in macchina e avvertire con un vocale il numero, che corrisponde al paziente che deve entrare per vaccinarsi. È una bella idea, gli spazi sono ampi, quindi dobbiamo sfruttare il CEFPAS per questo motivo. C'è un equivoco, i pazienti che pensano di avere diritto alla vaccinazione solo perché hanno un dato codice di esenzione, ovvero un'esenzione per patologia, che non è sovrapponibile alla patologia che caratterizza l'estrema vulnerabilità. Quindi pensano di avere diritto alla vaccinazione, quindi di poter essere vaccinati, ma in realtà non è così. Ricordo ovviamente alla popolazione e ai nostri pazienti di controllare il proprio codice esenzione dal medico di famiglia o al poliambulatorio di Via Malta. Se per esempio dovesse essere scaduto lo 048 che indica le patologie tumorali, bisogna rinnovarlo, questo è importante. In quel caso noi non potremmo vaccinare se non è rinnovato, perché ogni tumore per esempio ha una storia e dopo 5 anni potrebbe essere guarito, e quindi bisogna rinnovarlo. Se invece non è scaduto, ma il portale non riconosce il codice di esenzione presente in quella famosa lista di cui abbiamo Può parlato. succedere che per esempio molte persone si presentano, come è capitato ieri mattina, con un codice esenzione per l'ipertensione arteriosa. Questa non è una patologia grave, e quindi non possiamo assolutamente consigliare la vaccinazione con vaccino mRNA, ma dovete aspettare in questo senso la vaccinazione con l'adenovirus. Se invece un paziente ha un codice di esenzione valido, il portale non riconosce il suo codice di esenzione e però il codice di esenzione non è scaduto, cosa deve fare il paziente? Ok, sono arrivate moltissime segnalazioni in cui il portale, e neanche col call center, è riuscito a prenotare il paziente con questo codice esenzione valido. E in questo caso bisogna andare al poliambulatorio di Via Malta, dove il nostro dottore Martina si è reso disponibilissimo a produrre i certificati di esenzione, e poi ritornare qui col certificato di esenzione. Noi saremo lieti di vaccinarlo, in tutta ovviamente correttezza. Per gli obesi, come li vaccinate? Perché non c'è un codice specifico rispetto alla patologia. Esatto, da domani noi avremo le bilance e i metri per misurare l'altezza e calcolare il BMI, che è l'indice tra peso e altezza, ma se voi venite ovviamente con un certificato medico valido in cui si attesta che il vostro BMI è superiore a 35, potete ricevere la somministrazione del vaccino mRNA, perché siete soggetti estremamente vulnerabili dalla nostra lista che ho qui davanti. È uscita una comunicazione da parte dell'ASP che dice che ci si può prenotare anche per mail, non obbligatoriamente sul portale, mandando la propria anamnesi. E poi saranno richiamati i soggetti che si vogliono prenotare. È ancora valida questa comunicazione e come devono fare? Stiamo raccogliendo, grazie alle mail dell'ASP sulla vaccinazione, tutte quelle che sono le patologie dei pazienti, per cercare di creare da domenica in poi una lista ordinata di persone che dovranno presentarsi appunto quando è il loro turno e all'ora esatta, per evitare appunto gli assembramenti che ci sono stati ieri. Quanti vaccini fate al giorno? Che capienza avete rispetto alla quantità di vaccini che avete nei vostri frigoriferi? Allora, la capienza del CEFPAS ad oggi è di circa 700 vaccini al giorno, più ovviamente i 200 che facciamo al Santeria, quindi arriviamo a 1000 vaccini al giorno fino a domenica. Poi ovviamente sarà tutto rinnovato in base alla disponibilità dei vaccini che arrivano e si arrivano dalla Comirnaty Pfizer.
Secondo lei, quali sono state le discrasie da migliorare rispetto alle domande che vi fanno di più i pazienti? Ma sicuramente c'è un buco su quelle che sono le assistenze ai pazienti che non sanno che patologie hanno, se rientrano nelle categorie. Quindi io consiglio a tutti di informarsi dal medico di famiglia, chiedere ovviamente che tipo di categoria il soggetto, in quale categoria rientra, e poi casomai con un'esenzione valida venire qui, noi vacciniamo tranquillamente. Quindi. I caregiver possono essere vaccinati? Ok, questo è importantissimo dirlo. I caregiver e i conviventi dei soggetti con legge 104 articolo 3, 3, solamente loro possono venire a vaccinarsi. Se c'è per esempio l'articolo 1 e 2 senza l'articolo 3, purtroppo non è ancora possibile vaccinarsi.